Bentornati al terzo episodio di Pokémon Oro. Oh, ci siamo lasciati la volta scorsa dopo che Miltank ha fatto il suo devasto e oggi cominciamo subito, esaudendo la richiesta del mio commentatore preferito, che ci chiede di far scontrare la nostra adorabile Miltank contro 10 Golbat. Quindi io adesso vado giù, trovo la prima erbetta possibile. No. Sto facendo un po' di fatica. Trovare un nuovo percorso con dell'erba dovrebbe essere questo. Quelli non sono Golbat, quello è un allenatore che ci chiede la medaglia. Quindi mettiamo davanti a... Ho fatto livellare la squadra perché non potevo farla rimanere al 7. Il nostro amico Gengar ha tentato di imparare rispetto fallendo. Chiaramente Stilix lega tutto. Che ci mettiamo da... Ah, no, non volevi Miltank, aspetta, volevi Poliwrath. Ok. Infatti ho letto il commento nuovo, ho fatto non voleva Miltank, vuole Poliwrath. Ok, quindi Poliwrath contro 10... 10 Golbat. Va bene. Ci mettiamo davanti... Ma, Kingdra, dai. Ok. Ehi, dove corri? Senza... Ti sta cercando. No, per forza. No, vabbè, ma io non lo voglio l'uovo. No, che sei il totale. Ma vaffangala. Sì. Aspettate un attimo, scusatemi, arrivo subito. Mannaggia. Stavo nel letto sotto le coperte. Vabbè, si risolve. Si risolve. Visto che tra poco ci abbiamo Miltank. Il butto di fuoco. Allora. Miltank ha già fatto, diciamo, la sua comparsata, si è presa tutti gli onori e la gloria. Quindi io direi di sposare lei, che comunque utilizzeremo contro Chiara. E lo spazio che ci serve prendiamo quel cazzarola e uovo. Che schifo. Deposito. Quando arriviamo da Chiara ci mettiamo a camminare finché non si schiude. Sì. Non mi ricordo se si può spostare, credo di no, eh. Mannaggia la miseria. Io ci provo a depositarla, però mi ricordo che questa generazione ti dice che non lo puoi fare. Sì, ah! Ok, ricordavo male. Ok, nessun problema. Ciao Miltank, bentornata. Ah, vabbè. Ora che sto stramaledetto Miltank, cioè stramaledetto uovo l'abbiamo preso? Per lasciarlo nel dimenticatoio, tutta la rana, che cavolo mi frega. Torniamo dal tizio che ci diceva: non puoi passare. Citazioni. Chissà, è il signor di Anelli che ha tributato Pokémon Oro? Dice: Pokémon non sono male, deve essere detto che hanno fatto a Giulapoli. Ma
Ok, adesso accontentiamo il nostro amico commentatore e mettiamo Podbrecht contro 10 Golbat. Ovviamente la tattica è leggermente più attacco, perché sennò Golbat livello 6. Già, sto viaggio potrebbe andarmi male, eh. Voglio prendere la mira. Vamo, sì, minchia i sanguisuga, non temo niente. Ok. Ovviamente facciamo Bora. Ok, è il primo gol batto andato. Madonna, quanta esperienza! Mi sa che non useremo Polivert per un po' dopo questi 10 Golbat. Ah, che poi sono 10 Golbat, quindi i primi 8 in teoria si fanno, gli altri devono andare a bucio di fortuna nel colpirli. Ah, vabbè. Ok. Ah, quindi c'hanno anche su persone. Non so perché non ha effetto su. Vabbè. Secondo, diciamo che su argento, oro e cristallo le regole erano ancora molto, cioè erano differenti, poi sono state modificate con l'avvento di zaffiro e rubino e poi nuovamente con diamante e perla, cioè le regole, diciamo, delle varie mosse di attacco, eccetera. Qua siamo livello 8, mazza. Questo è il quarto Golbat, siamo quasi a metà della... Che fa stradio. Mi può pure andare bene. Ovviamente voglio andare un po' più avanti, arrivare almeno all'altra battaglia. Comunque no, scusate, ho sbagliato, prima di fare una cavolata. Che sì, boh. La prossima palestra non è quella di Miltank, è quella di l'amante di Ticoleottero. Quindi il debutto di, cioè, Scizor. Certo, capisco che buttare i Scissor contro Scyther sarà un po' vincere facile. Però ve l'ho già spiegato perché ho scelto di prendere Scissor. Magari all'inizio vi può sembrare facile, cioè comunque dei Pokémon evoluti contro. Ma via via che andiamo avanti. Qua non c'erano ancora i VEV. Quindi adesso magari Polivert se la può anche cavare. Ma dopo fare un leggermente e poi attaccare vorrebbe dire che se, cioè, se attacco prima, ok, poi ho la mossa assicurata, ma se attacca dopo, rischio soltanto di prenderci tuba toste. Allora, il settimo Golbat va giù.
No. Ok. Ok, i primi 8 gol batte sono stati semplici, diciamo. Adesso i prossimi 2 gol batte, devo cercarli alla prima mossa, spero. Userò il idropompa. Allora. Vabbè. Immaginavo. Ok. E questo dovrebbe andare KO. Che siamo al nono Golbat. E poi c'è il decimo. Ma mi capita un Golbat a livello 8, tipo. Ok. Vabbè, il livello medio di questo percorso. Ok, ha colpito subito. Ok. Perfetto. Ok. Abbiamo risolto i problemi con. Poi direi di metterci davanti Kingdra e continuare con Kingdra. Allora, fatemi soltanto togliere. Ecco, perché non voglio che Golbat sia l'unico Pokémon che mi appare. Ok, non t'ho mai visto, eh beh. Non lo so, vediamo. Allora, Kingdra, gli facciamo usare Drago Spiral, va bene. Vabbè dai, facciamo debutto di lanciafiamme. Ok. E qua invece siamo Drago Spiral. Andiamo con fango bomba. Tanto che fa vedere tutte e tre le animazioni. Non si cliccano bene sti tasti. Basta. Quella è un'allenatrice, mi ricordo, a cui potevi chiedere il numero per sfidarla nuovamente, ma tanto i suoi Pokémon non crescono mai. Quindi, a che pro? Uno strumento! Vai, tanto non li usiamo, tanto per prenderli. Allora. Ci sono degli allenatori. Andiamo dagli allenatori. Pescatori dovrebbero essere.
I miei Pokémon appena presi, Magikarp, Magikarp, Magikarp. Ah no, Poliwag. Mi sono sbagliato. A posto. Sembra cospino. Oh, mangio l'arco andato. Azione. Dai, è bello che tra 5 livelli diventa un Pokémon utilissimo. Continua così. Ovviamente. Oh, ha paralizzato. Ovviamente lo so che in ogni livello è che non mi sentono, se non è che ti riusci a parlare da solo, impazzito. Ok, però volendomi immedesimare nel gioco, sai come sapete, no? Come il personaggio. Glielo consiglierei, continua a portare quella del 15 avanti, che prima o poi diventa un bellissimo Gyarados e lì con la tua vita comincia a svoltare in maniera positiva. Quindi devo aspettare Pokémon. Un Pokémon strano. Straordinario. Magari un non Magikarp. Ah, come Goldin già. Se in questo mare si trovano, in questo lago si trovano Goldin, Poliwag e Magikarp, a livello di qualità penso che Magikarp chiaramente è almeno all'inizio a livello più basso che trovi, se hai la pazienza di allenare. E prova a farmi super suono anche tu. Goldin è quello intermedio. Insomma, come pesce Goldin, almeno con Goldin e Magikarp, pesce Goldin a mani basse. E poi l'ultimo è Poliwag, perché può diventare un Poliwrath, e anzi in questa generazione può diventare anche il Politoed, se ve lo scambiavate con un amico con la roccia di re. Preferisco Poliwrath per il doppio tipo, anche per il tipo di mosse che impara, però Politoed viene usato nel competitivo. Vabbè, prendiamo lo strumento. Quando hai te, non mi ricordo in che fascia di competitivo, però quando mi sembra in quarta generazione, forse sto sbagliando, quando lui aveva l'abilità, mi sembra nascosta, che era Pipischio, e quindi nel Rain Team, quelli che sfruttavano la pioggia, o con Politoed, mi sembra con Pelipper, che entrambi attivavano la pioggia quando entravano in campo. Politoed ha fatto comunque sia la sua strada, cioè per un bel po' è stato un Pokémon abbastanza utilizzato. Nell'erba ho trovato dei Pokémon, niente male, fanno proprio a caso mio. Ok.
e hai dei Pokémon, ne hai uno solo. Gli altri che hai fatto, te li sei mangiati? Dopo c'ho fame, a voi per amico mio, stiamo morendo di stenti. Mangiamoci gli altri Pokémon. Oppure, hai trovato dei Pokémon ma sei riuscito a catturarne solo uno? Comunque Wooper, cioè, io, diciamo che in questa generazione l'ho snobbato tantissimo. Poi andando avanti mi capitava di prendere questo Sire. È un Pokémon, secondo me, che vale. Cioè, non, certo, non è che sia ultra mega power, però è un po' la versione più meno bulky. È un po' più, cioè più bulky ma meno cioè, tipo, avete Swampert, usate Swampert. Non avete non potuto usare Swampert, alla fine quel Sire fa il suo lavoro. Allora, questo è un centro medico, quindi sì, dammi l'amo. So che non ci faccio niente, però dammelo l'amo per la storia, a livello di... Ok. Vuoi catturare tanti magi? Aspetta, prova quest'amo. Allora, siamo al centro medico perché comunque ne abbiamo trovato uno. Sì, sì, sì. Però per me è come se Kindra fosse stata sconfitta in un certo senso. Quindi ora la cambio. Anche per dare lustro agli altri, perché non mi pare carino. E chi usiamo? Scizor lo userei nella prossima. Se lo faccio fare lui tutta la prossima palestra. Così, cioè, fino alla fine, almeno arriva da... Se arriva, comunque, se non lo battono prima, un po' a maccatello, un po'... Avrebbe un... sarebbe un po' più corretto. Miltank ha fatto già il suo debutto. Steelix, dai. Ok. Ciao, sono qua. Allora. Quella medaglia di Diolapoli? Sì. Perspicace. Pidgey. Bello vederlo così. Allora, anche io sarei di granocchio. Ammazza. Allora. Poi non ricordo se la grotta dove stiamo per entrare c'è bisogno di flash, in caso vado a prendere un tizio che usa flash per fargli usare flash, però avrebbe un senso effettivamente, visto che la medaglia ci mette a usare flash fuori dalla lotta. Io comunque vorrei tanto che Firo, la versione di Spiro, prendesse un'evoluzione, una mega evoluzione, qualcosa, una forma regionale, perché a me, cioè, Spiro alla fine era stato l'antagonista di Pidgey, fino a una certa, anche se comunque, cioè, Spiro non può competere contro Pidgeot, o Pidgeot, insomma, non so, Pidgeot mi sembra, Pidgeotto o Pidgeot, sì, vabbè. Allora, vediamo un po'. La possiamo fare? No, non serve flash. Anche se selvaggi non possiamo fare tutto, dobbiamo sconfiggerli tutti quanti. Oh, Sanju, ciao. Facciamo terremoto? Sì. Vabbè. Veramente ti ho trovato io quasi, vabbè. Stiamo a sottolineare. Ci mandi Onix. Bella! Allora, non userò attacchi acciaio perché non sono bastardo. Ti uso frana. Tu hai massima sassata. Per un discorso di correttezza in un certo senso, io ti uso frana.
Ah, però non vi faccio una ceppa così. Niente. Ah, vabbè. Allora, aspetta. Vabbè, usiamo a sgranocchio. Difesa speciale. Davvero, là? Ah, pensate. Vabbè, codacciaio, dai. Così facciamo anche l'animazione di codacciaio. Fallisce? Ah beh, perché qua d'acciaio ogni si usa lega tutto. Ok. Sbagliato tasto. Ah, Zalina, ok. Comunque, da me di questa regione la mia città preferita è Fiordoropoli. Ci sono troppe cose a Fiordoropoli per, cioè. Allora, mi sembra che le abilità non ci sono ancora. Sì, vabbè. Ok. Ok, perfetto. Questo che ha slugma? No, coughing. Coughing che cavolo io uso? Io non ricordo una cosa. Statistiche. Vedete, l'abilità non c'è ancora. Ok, quindi qua coughing non ha levitazione, perciò se gli faccio terremoto lo becco. Ok. Vabbè. Evitatele. Oh, un sensore. Ok. No, vabbè. Che ha rotto il scatto. Vabbè. No, vabbè. Ho pensato di averlo preso, ma oggi l'ho distinto, mannaggia la miseria.
Allora. Mannaggia. Sono le 15:21. Sono tipo 20 minuti, devo staccare. No. Vabbè, direi che comunque se l'episodio non sarà io che faccio Adalina, quello lo faccio nel prossimo. Per dare anche abbastanza spazio per quanto sarà. Strumento. Ah, quindi la parte più in basso probabilmente ci stanno altre cose da fare qua, non serve. E se mi facessero paura gli esseri umani? Cioè, se a mangiare fa stai sputa fuoco, te? Più paura del tuo Pokémon, c'ho paura del tuo... di te. Un Vulpix. Ninetales invece è stato l'opposto di Politoed. La sua abilità innata in terza gen o in quarta gen era siccità, e quindi per un po' è stata... in quinta gen, non mi ricordo quando, però insomma, con per i Sun Team, quelli che usavano il sole, Ninetales e mi sembra Torkoal venivano usati per evocare il sole una volta entrati in campo e sole faceva tipo riferimenti a mosse come sole a raggio, potenze tipo fuoco, queste cose qua, abbassare gli attacchi tipo acqua. Ah, se mi vedete da Zanina, perfetto. Tu? Ah, sei un allenatore, ok. Ok, facciamo, abbiamo vinto a terremoti, andiamo a fare terremoti. Ottimo. Ottimi Rocket. Sì, sei proprio un'anima... un'anima pia che non ce ne stanno, non ce ne stanno in giro. Ok, allora, Pokémon. Centro Pokémon, buonasera. Sì. Lo proveremo anche i tuoi, sì. Certo. Arrivederci, grazie a lei. Va bene, io, allora, qua ci sta Franz. Allora, Franz era... qua faccio vedere, fino adesso non c'erano, adesso da qua in poi alcune di queste pianticine, che io non ho preso apposta, perché volevo aspettare di arrivare qua, vi danno... ma è Gicocca bianca, trovate Gicocca bianca. Le Gicocche fanno parte solo di questa generazione praticamente, poi mi sembra che le trovo anche su Soul Silver ed Earth Gold, e sono delle piante particolari con cui, andando in questa casupola, c'era il signor Franz, che ora faccio conoscere. Questa è la nipote del signor Franz. Sono spariti solo poco, spero che non li abbiano rapiti. E poi...
E tu chi sei? Bene, vuoi che ti faccia delle bolle? Temo che dovrai aspettare. Conosci il Team Rocket? Non ti preoccupare, ora ti racconto. Team Rocket sono una banda di criminali che usa i Pokémon per i loro fini. Ufficialmente si sono sciolti 3 anni fa. In realtà sono al passo. Tagliano le code ai Slowpoke per rivendersele. Devo assolutamente dar loro una bella lezione. Tenete duro, Slowpoke, Franz sta arrivando! Un piccolo appunto, signor Franz. Ma perché andare al pozzo solo finché non sono entrato io in casa sua a rompere le palle per una Pokéball? Cioè, voglio dire. Anzi, una Rapid Ball. Esatto. Perché quelle che, diciamo, nelle altre generazioni, nelle ultime generazioni, vi capita di trovare Escaball, Rapid Ball, Luna Ball, bla bla bla, sono state introdotte in questa generazione attraverso Franz. Cioè, guarda quegli vate, che ne so, Gicocca Bnk, che sarebbe Gicocca Bianca. Gicocca sta per Gicocca. Lui ci impiegava, mi sembra, un giorno lavorativo, cioè un giorno proprio nel gioco, e il giorno dopo voi ci andavate e lui vi dava, a seconda delle gicocca che gli portavate, una ball a tal tema. La gicocca bianca dava la Rapid Ball, che potrebbe sembrare simile alla Velox Ball, ma è differente. La Velox Ball ha più efficacia se la usi nel primo turno quando incontri il Pokémon selvatico. La Rapid Ball serviva a catturare più facilmente Pokémon con la statistica di velocità come predominante, quindi che ne so, Ninjask, Dodrio, eccetera. Anzi, volendo parlare di seconda generazione, Dodrio, Jolteon, insomma, quei Pokémon veloci, i Pokémon veloci, li catturavi più facilmente, non è che ce la facevi. Era, diciamo, alla pari della Ultra Ball, però un po' più forte con specifici Pokémon. La Escaball e la Sub... No, aspettate, no. La Escaball è da una Gicocca, la Subball la comprerà al market nelle prossime generazioni. Poi c'era la Pesoball per i Pokémon pesanti tipo Onix o anche Geodude funziona bene la Pesoball. La Love Ball per i Pokémon che andavano con amicizia, quindi che ne so, un Jigglypuff. Poi ci stava a memoria basta mi sembra, la Snow. Mi sembra che il Gicocca verde ti dava un'altra cosa. Vabbè, insomma. E ti servivano per catturare più facilmente i Pokémon. Ed erano una piccola novità. Certo, qui l'effetto di lanciare la Pokéball è una Pokéball che non è bianca e rossa, ma è tipo blu e bianca. Che alla fine diciamo, la grafica come siamo abituati da noi di lanciare la Pokéball fa abbastanza pena. Giustamente, in confronto a come siamo abituati noi, è chiaramente più irrisoria. Però dovete pensare che ai tempi in cui si passava da rosso, blu, verde o giallo in bianco e nero a questi colori era comunque un balzo di qualità per i giocatori che usavano il Game Boy Color, che quindi non usavano la cartuccia di argento sul vecchio mattone, ma sul Game Boy Color vedevano le cose ai colori, vedere una Pokéball lanciata che aveva anche solo lo sfondo sotto blu o sopra verde, con le gicocche appunto, era una piacevole novità, era una sorta di cambiamento e quindi dava quella sorta di piccola innovazione che piaceva. Allora, io direi, visto che c'è ancora del tempo, no? 11:29, sì, direi che magari la palestra non la facciamo oggi, ma il Team Rocket sì. Allora, e per il Team Rocket io userò Gengar. Allora, vabbè, io i tasti. Oh, vai a destra. Ok. Ehi, tu, Sensei D, le guardie lassù, se la stanno afferrata. Quando ho iniziato a gridare, ma poi sono volato in questo pozzo, sono atterrato con la schiena e non riesco più a muovermi. Razza di cani, se fossi in forma i miei Pokémon li avrebbero fatti a fettine. No, non posso farcela. Sensei D, lotta per me e fagliela vedere. Altro piccolo appunto, Franza, vivi in quella città da svarioni di anni. Non sai che c'è un pozzo con una scheggia? Cioè, tu sei arrivato tutta questa boom e ti sei lanciato nel pozzo. Proprio quoziente intellettivo 100 tu, mamma mia. Allora, stavo facendo la guardia lassù quando ho sentito gridare. Sì, sfoga la tua ira, piccolo bimbo. Su, su, sfogati, sfogati. E noi la manda in campo, Rattata, e la mandiamo in campo, Gengar.
Allora, ipnosi psichico. Diamoci di psichico. Bello. Ok. Ah, vedi, mi sa che qua Gengar prenderà un po' di livellini carini carini. No. Prima ti spaventi perché un pazzo vecchio urla, ora ti spaventi. Smettere di tagliare le code? Prima ci dovrai sconfiggere tutti. L'avrei fatta a prescindere, ma va bene. Che poi mi chiede una cosa che magari si è chiesta qualcun altro, ma se il Team Rocket taglia le code di Slowpoke, e gli Slowpoke teoricamente si evolvono perché Shellder gli mangia la coda, allora bla bla bla, ma uno Slowpoke senza coda che cosa si evolve? Ekans è uno di quei Pokémon che mi piace di più come Ekans e meno come Arbok. Pulce schifosa, cioè ti ho appena battuto, vabbè. Su una pozione, yeah! Ma sì, ma fatemi distruggere la suon di lotta che è meglio per me e per voi. Così la reputazione. Battuti da un bambino di 10 anni, vedete che va in auge. Ok. No. Ma lo sguardo si usava, mi ricordo molto bene, perché quando c'erano quei Pokémon di cui non parlerò perché ai fini della storia magari qualcuno li conosce, dubito tantissimo, che appena li incontravi fuggivano, se il vostro Pokémon era più veloce, stava a me lo sguardo, il Pokémon in questione non poteva fuggire, doveva per forza combattere con voi. Ed era una tattica per catturare quei tre Pokémon abbastanza famosetti. Nei commenti mi raccomando scrivete nuovamente un altro Pokémon. E sempre 10 Pokémon con cui volete farlo scontrare nella prossima zona di Erba Alta, che in questo caso sarà il Bosco di Lecce. Ok. Crafting è livello 14, noi siamo a livello 13, però magari se fosse un Ghastly resisteva, come Gengar non può resistere. Ok. Ha perso la sfida. Oggi è andata bene, la prossima volta vedrai. Eh sì, immagino. Sì, Team Rocket è stato sciolto 3 anni fa, ma abbiamo continuato le nostre attività di nascosto. Ora per divertirci vedendoci simulare il terrore. Insomma, terrore. Sì, ci stanno bene. Ce l'hai fatta! Hai messo in fuga Team Rocket! Beh, certo, la schiena va un po' a me. Oh, teletrasporto magico, peggio di la casa. Senza di, sei stato tu. Sei stato un vero eroe giù nel pozzo. Hai stile! Sarò onorato di fare le mie bolle per un allenatore del tuo rango. Ora ho solo una questa. Prendila. E ti danno una Escaball. E vai, che bella! Ecco. Hai una Gekko per me? Sì. Diamogli la Gekko bianca, anche se non mi serve, però per dargliela, per fare. Ok, noi finiamo qua. Io ovviamente non posso usare il centro Pokémon, quindi non lo userò. Prossima volta.
È il debutto del nostro amato Scizor. Oh, uno Slowpoke. Che carino. Saliamo qua dentro, parliamo con il cretino. Ehi, sfidante! Raffaella, giovane ma già esperienza con i Pokémon, con le altre. Sarà dura se non segue i miei consigli. Ah, beh, è proprio con le altre rose nel fuoco. Anche le mosse di tipo volante sono molto efficaci. Ah, sto giro mi ha dato veramente dei consigli utili. Incredibile. Va bene. Io vi saluto qui, buon martedì, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, campanella, iscrivetevi al canale, campanella.